Buongiorno, buonasera a Buonasera, tutti e benvenuti. Forbice! Ce l'ho io al tagliaunghie. Non lo so, mi serve una forbice. Vabbè, comunque, adesso benvenuti a questo. Zitta, sto vloggando. Guardate che bella la camera. Allora, siamo praticamente allo Sheraton, quindi siamo al giorno zero praticamente, perché siamo arrivati qua, siamo venuti qua e domani dopo leave ce ne leviamo. Leviamo dal coglione. Ovviamente voi verrete con me, perché questo è possibile solo grazie a voi. E io questo lo faccio per voi, sappiatelo. Col cuore come Barbara D'Urso. Ma adesso facciamo un breve tour della stanza. Quindi chiedo, Federica, se per favore mi puoi posso? Mi puoi aprire qua la... Io esco e te mi apri la porta. Ma no, ma fa niente, farò da qua, sai? No, ma perché fa più YouTube, ma che palle, poi devo stare via. Ecco, andiamo nel backstage. Guarda, ti chiedo fuori. Aspetta, accostala un attimo. Bene, allora adesso facciamo un breve tour, un room tour, che so che a voi piace tanto e ne vedrete delle belle in questi giorni. Tra l'altro ho visto adesso che c'è questo coso sul soffitto che non ho capito che cosa sia, sinceramente. Allora, iniziamo innanzitutto dal bagno. Se capisco come sta accendendo, ok. Allora, questo è il bagno, vedete? È più o meno simile a quello del Moxie, però è molto più sciccoso, capito? Questo qui, ok, vedete qua c'è lo specchio. C'è il lavandino qua, con poi tutti i prodotti da bagno, vedete, che belli, che belli, che belli, che belli. C'è la carta igienica, il cesso, c'è il bidet, oh mio Dio, davvero? Ma veramente? Poi c'è la doccia che praticamente è grande come una casa, la doccia, carina. Adesso invece passiamo, qua c'è uno specchio mega enorme per il mio ego smisurato, più che lungo, smisurato. E adesso qua dopo... Adesso dopo qua c'è la postazione di lavoro, anzi accendiamo, che fa molto business, ok, la postazione di lavoro, poi qua ci sono le cosine per il tè, il caffè, eccetera, poi lì vabbè c'è la mia cartellina, poi qua c'è un letto, qua c'è il comodino, qua c'è un altro letto, lì ci sono la Giorgia e Federica che giocano a fare le sceme, e poi c'è la vista, ok? Questa è la vista. Ma tra l'altro è strafigo questo hotel, perché la vista è troppo top, veramente. Dopo, anzi, ci faremo un selfie, che c'è un punto nel corridoio. Che là, è strafigo. Esatto, là. È là. Non so se lo vedete. E poi sì, lo vedo. Vediamo. Se riesco ve lo zoom. No, non riesco. Però comunque poi quando lo vedete faremo questo mega selfie. Quindi non ci resta che andare a mangiare, perché sono tipo le 9 e io ho fame. Baci. Baci. E ora con la bassa illuminazione artificiale andiamo a comandare. Guardate la porta da ricchi che c'è. Ma guardate la vista più che altro. Cioè, ora è sul parcheggio. Però, no, è che non si vede bene da qua. Però è enorme, vi giuro. No, andiamo a vedere cosa c'è lì. Intanto vado alla scoperta di questo fantastico posto. Ma qua per fare i selfie. Scusate, ho visto una parete oro, devo fare i selfie. Allora, questo non so bene cosa sia, però c'è scritto di stare qua. E è tipo un'installazione temporanea. Però sembra strafiga, ve lo giuro. Fa vedere tutta Milano. Dopo qua invece abbiamo altre strutture. Comunque qua lo illumina tantissimo, quindi non rende bene l'idea. Ma è tutto molto soffuso, è strafigo, vi giuro. Siamo in aeroporto, allora. No signora, ed è cena. No. E vabbè, adesso praticamente, dopo, prima di andare a letto, andremo a vedere dove dobbiamo fare il check-in domani mattina. Tocco la signorina. E però adesso intanto ci sono le gorghe che mangiano e vorrei mangiare, siccome la Federica non mi deve baciare perché ci siamo appena lasciati e oggi è il 22 ottobre, quindi ci siamo lasciati, quindi sono arrivate per loro le pizze alla marinara perché mi ha lasciato, ti picchio, e per me le parmigiane alla marinara, sì. le melanzane alla parmigiana, e dopo mi arriva anche la pizza fritta, quindi stay tuned. Pizza fritta.
Allora, guardate qua, c'è il Boeing dell'Oman Air, che vabbè, chi se ne fotte. Ma dietro, se si vede, perché c'è un po' di riflesso, c'è, che adesso provo a zoomare, la 380, che è l'aereo a due piani, per chi non conosceste, della Emirates, di cui io prima ho fatto la foto con le hostess, con le cabin crew della Emirates. Quindi capite che uno è sotto, uno è sopra, è un aereo abbastanza perverso, credo, non lo so. Comunque quello sarà il nostro futuro, perché noi voleremo prossimamente anche a New York in business class con Emirates, dove è disponibile anche a bordo il servizio di lounge e bar. Togliti di mezzo, Oman. Però, cioè, guarda, stai collando in fondo. Dove? È superato. Vabbè, noi passiamo la serata a guardare gli aerei. Buongiorno, allora benvenuti a questo giorno 1 e stiamo uscendo adesso dallo Sheraton, dove avete visto un po' il tutto, e stiamo andando direttamente al terminal. Qua ci sono tutte varie valigie, valigioni, che manco partissimo per 3 settimane in America del Sud. E perché qua hanno chiuso? Sì, hanno chiuso. Vedete, questo è lo spazio che avevate visto ieri sera. Tra l'altro dalla videocamera lo fa mega illuminato, ma in realtà non è così. È tutta una truffa. Vabbè, sono le 5 del mattino, non potete pretendere la mia sanità mentale. E quindi adesso andiamo. Allora, check-in area 12:24 di qua. E basta, e noi ci vedremo poi dopo il check-in o qualcosa del genere. Guardate che figata di frigorifero, cioè è bellissimo, perché si continua a muovere. E poi c'è questo spazio qua che sembra tipo una food court di quelle che si trovano nei paesi internazionali, cioè nei paesi internazionali nel mondo, che è tutto stramoderno. E dopo a tutte le varie marche, è bellissimo, veramente. Signori, si va in lounge. Allora, siamo nella lounge Montale, questa è di Malpensa. Tutto stra figo. Mega schermo. Controlliamo che il nostro volo è in orario. Vai. Allora, qui c'è la macchinetta del caffè. Allora, ma la Fede vuole un tè. Io mi farò un coffee, giusto per svegliarmi, fuori. No, minchia, ci sono le tazzine calde. Espresso. Espresso. Ma intanto che vado il caffè vi faccio vedere. Ci sono vari bicchierini, cereali, acque, succhi vari. Succo di mela. Yogurt vari. Poi ci sono qui le briochine. Le marmellatine, che belle. È pronto il caffè? Qua tramezzini. Altri succhi. Qua cos'è che c'è? Ah, le olive. Però tanto per fare gli alcolizzati alle 7 del mattino. Poi focaccia. Patatine. Sai che buono. Che bellini, guardate. Vabbè. Ovviamente ci siamo persi nella lounge e quindi siamo perfettamente in ritardo. Hai preso il passaporto, amo? Sì. Perfetto. E quindi niente, adesso andiamo ad imbarcarci, perché
è tipo le 6:20 del mattino e il gate chiude alle 6:40 e quindi, ma sì, perché non arrivare in ritardo già ancora prima di partire? Like a genie in a bottle, yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love and I... Dai, l'host arriva. Comunque ci hanno appena dato le salviettine calde. Guardate che gran figata il light ambiance, l'illuminazione. Tutto blu, figherrimo. Fede, tutto a posto? Tutto a posto. Tutto a posto, tutto a posto. Oh, le cuffie della sera, tanto l'altro. Ah, e adesso c'è la demonstration. Comunque ci hanno portato la colazione, quindi adesso mangio, perché sennò si raffredda. Anche se questo non ho capito bene cosa sia, se è un tiramisù. Poi ovviamente io ho preso il caffè aspettandomi l'espresso, invece è il caffè americano, che schifo. E poi vabbè, succo, croissant, biscottini vari. Enjoy. We are landed in London Heathrow Airport and now we take the flight connection to the other plane. Gentlemen, welcome to Heathrow. 205 time now. It's 10 minutes to... Cioè, voi non potete capire, sicuramente beccherò lo strike perché c'è la musica Justin Bieber in sottofondo. Ma sto negozio è una figata. Cioè, ha tutte le cosine più carine del mondo. Guardate che bello! È bellissimo sto coso. Quant'è che costa? 12 sterline. C'è tutta una fila di loro, è bellissimo. Figa il whisky. No, guardate che figata. Tutte queste bottiglie. Praticamente questo qua è un negozio dell'aeroporto che vende solo whisky. C'è il Jack Daniels, cioè guardate, hanno una vetrina dedicata al Jack Daniels. Di tutti i tipi, di tutte le forme, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i mari. Poi ci sono quelli esclusivi dell'aeroporto. Guardate che figata di lampadario. Ovviamente siccome sembrava che andasse tutto bene e invece tu volevi arrivare con 20 minuti anticipo in aeroporto e ce l'hai fatta, ma bisogna considerare mezz'ora di ritardo. Gold cards, silver gold, one world, emerald, sapphire card, but now I'd like to invite you. Scimbarca. Siamo arrivati sani e salvi a Glasgow e sono arrivata anche a molto tempo inutile. E dov'è la Federica? È dove ti prendo le scarpe. Ah. Vediamo se non è di io le cambio in macchina. E sì, siamo arrivati a Glasgow. Non puoi farlo in macchina e... No, saluta. Siamo arrivati a Glasgow con qualche minuto di ritardo, però vabbè, bisogna compensare i 20 minuti dell'andata. E sono arrivate tutte le valigie, quindi la mia ansia è stata superata. Adesso mi hanno piantato qua a controllare le valigie. E quindi basta, adesso andiamo a ritirare la macchina e tutto, tra l'altro look da bravo ragazzo proprio che viaggia. E quindi niente.